Il turno infrasettimanale di questa sera come vero e proprio banco di prova per le due abruzzesi di Lega Pro, che dal martedì di campionato cercano conferme rispetto a quanto fatto vedere nell'ultimo weekend appena andato agli archivi. Dopo il successo più faticoso del previsto contro la Fermana per il Pescara all'Adriatico Cornacchia, il test probante si chiama Modena. Nel secondo impegno interno di fila i biancazzurri di Gaetano Teri possono dare uno scossone e mettere fuori gioco i canarini dalla corsa al primo posto, perché anche la squadra di Attilio Tesser, allenatore di assoluto spessore ma che potrebbe finire sulla graticola in caso di risultato negativo, è convalescente e ha bisogno di dare continuità ad un momento non particolarmente brillante. Il successo contro la Viterbese al Braglia di sabato pomeriggio non ha guarito totalmente le ferite dei modenesi, che ritrovano Ogunsei e davanti dopo la squalifica ma perdono Alessandro Marotta. A proposito di squalifiche, nel Pescara sarà out Cancellotti, appiedato dal giudice sportivo. A destra, col probabile ritorno al 3-4-3, si piazzerà come al solito Zappella con Nzita sul fronte opposto. In difesa c'è Frascatore con Janes e Ingrosso, mentre il tridente dovrebbe essere quello di Chiavari con De Marchi, gol spettacolare anche con la Fermana sabato pomeriggio, con Clemenza e Dursi ai suoi lati. Dunque in panchina va Ferrari. Sul fronte modenese, come detto, senza Marotta davanti ci sarà Giovannini, con tutta probabilità convocato infatti ma non al meglio e dunque destinato alla panchina, il volto nuovo dell'attacco canarino Bonfanti. Spazio dal primo minuto anche per Mosti al posto di Tremolada. A centrocampo il ballottaggio è tra Scarsella e Di Paola per affiancare Gerli e Armellino, mentre in difesa è probabile un turno di riposo per Renzetti con Ciofani a destra e Azzi a sinistra. Nell'altro scontro della serata, allo Zecchini, il Teramo cerca il quinto risultato utile consecutivo sul campo di un Grosseto che segna sì poco ma incassa altrettanto col contagocce. 3 reti realizzate, 4 subite per i maremmani, mentre il Diavolo, rimaneggiato, cerca la cinquina dopo l'amaro in bocca lasciato dal pareggio interno col Gubbio di sabato. Guidi sarà senza il lungo dei genti Chiere, Matenga e Trasciani, fuori causa anche Rosso che si è fatto male 10 giorni fa contro la Pistoiese. Assenti dalla lista dei convocati anche Cucurullo, protagonista della parte positiva dei biancorossi, ma i problemi a centrocampo non finiscono qui, perché non ci sarà nemmeno Rossetti per un piccolo problema fisico e questo complica un po' i piani dell'allenatore, che almeno col Gubbio ha ritrovato un Mungo a pieno servizio e subito in palla. Davanti c'è Bernardotto, anche perché Birrigea, che aveva portato in vantaggio il Teramo contro gli Ogubini, è uscito malconcio dalla gara del Bonolis. A questo punto Buà potrebbe essere alzato sulla linea d'attacco con Azio Osmanovic e Rillo terzini di difesa, tridente completato da Malotti che potrebbe essere dirottato a sinistra. Serata di campionato a partire dalle ore 21 per le abruzzesi. Pescara-Modena affidata a Monaldi di Macerata, Grosseto-Teramo a Longo di Cuneo.